Onda o boccolo? Sapete come si fanno? Beh, rimanete qua perché adesso vi insegno a fare tutti e due. Per prima cosa andiamo a pettinare bene le sezioni. Iniziamo a fare il boccolo. Quindi posizioniamo il ferro e andiamo a creare delle linee. Vedete come sto tenendo la ciocca? In questo modo, parallele al ferro. Dovranno essere delle ciocche grandi. Giro. E giro ovviamente fin dove arrivo. Teniamo in posa qualche secondo ed ecco il nostro boccolo. Ora andiamo a fare l'onda, posizioniamo sotto il ferro allo stesso modo di prima, ma in questo caso iniziamo con una torsione. Giro, giro e giro. Vedete che si vede che la ciocca è arrotolata rispetto a prima. Tengo in posa e lascio. Ed ecco qua, un'onda e un boccolo. E voi che stile preferite, boccoli o onde? Scrivetemelo qua nei commenti. Ciao!